Buonasera, buonasera Giancarlo Loquenzi, buonasera agli ascoltatori. Ultimissime battute della finale Spada Uomini con il nostro Davide Di Veroli contro l'ungherese Mate Thomas Koch. L'ungherese avanti per un 19, mancano 3 secondi al termine, la mette a segno ancora Koch, quindi 12-10, un colpo doppio, perché nella spada rispetto alle altre armi, fioretto e sciabola, vale il colpo doppio, quindi 12-10 non ci va tanto bene, mancano appena 3 secondi effettivi ovviamente al termine di questa finale Spada Uomini con Davide Di Veroli, 21enne, fresco campione d'Europa, atleta delle Fiamme Oro, dunque della polizia, che prova ad attaccare, ma c'è la parata da parte di Koch. 2 secondi al termine di questo incontro, 13 Koch, 10 Di Veroli, e quindi vicinissimo l'ungherese alla medaglia d'oro. Prova l'assalto e ancora una volta c'è una parata e risposta da parte di Koch, che va a 14-10, quindi a una stoccata dal termine, perché si arriva a 15 oppure ovviamente alla fine del tempo, e mancano pochissimi decimi. Ormai le speranze per Davide Di Veroli sono praticamente tramontate. Finisce infatti qui l'assalto, la medaglia d'oro va all'ungherese Koch per Di Veroli. Argento, prima di salutarvi vi dico che però che poco fa nel fioretto femminile c'è stato un podio tutto italiano con Alice Volpi medaglia d'oro, Arianna Errigo medaglia d'argento e Martina Favaretto medaglia di bronzo. Grazie per l'ospitalità, a voi Zapping.